Dopo giorni di brutto tempo, oggi finalmente c'è il sole. Oh, ci voleva. Questa signorina qui su Wish ha preso questi calzini che sono troppo belli. Hanno sul tallone il gattino e anche la punta dei piedi. Penso che me le metterò adesso. Sono troppo belle. Questo è il tallone e questo avanti. Gli spazzini, Maya deve abbaiare. Ed eccoci con il nostro appuntamento con il calendario dell'avvento. Allora, oggi è 7 e io penso proprio che uscirà uno smalto. Se lo riesco a prendere. Uno smalto. Vediamo. Già dal peso si sente. Uno smalto. Vediamo come. Ah, bel colore, wow! Io di solito. Aspetta, c'è scritto Santa Baby. Wow, bellissimo! Io uso sempre questi colori qua. Compro diverse marche, però alla fine sembra questi uso. Dalla fotocamera sembra più rosa, però è rosso. Adatto per il Natale, mi piace. E ora questo qua di Lidl, questo di Lidl deve essere un biscottino e una margherita, che carina. Pizza, no, questo è per le frittelle. Questo è l'impasto per le frittelle. No, per il calzone. Senti, Per il la cena calzone. è poca. Ora dobbiamo fare prima che Questi sono i lambacioni. Buonissimi, dopo si fanno fritti. E queste sono le cipolle da fare il calzone. metti una mattina la coperta. Ora mettiamola al caldo. E facciamola lievitare. Buongiorno, siamo arrivati al 7 di dicembre, la vigilia dell'Immacolata. Qui da me cioè no, si festeggia, si iniziano già a fare le prime tavolate, le prime vigilie, cioè questa è la prima vigilia. Le persone si riuniscono in famiglia e io, indovinate, vado a lavorare. E anche domani. Alla fine non mi posso lamentare. È meglio così, sono fortunata ad avere questo piccolissimo lavoro, quindi non mi lamento. L'unica cosa che mi dispiace è che non riesco ad andare il sabato all'Eucaristia, quindi ci risentiamo. Sono uscita da lavoro, il tempo non è proprio bello. No, tra le strade si sente l'odore di fritto, di frittelle, di calzone, di cipolla, fritto. Madonna, che fame! Cioè, ingrassi solo a sentire il profumo. Calzone di cipolla e frittelle. Noi le facciamo così. Che buono questo. Allora, questo è il calzone.
capsula che mia madre lo fa a forma di panzerotto. E dentro ha detto che ci ha messo le mandorle, l'uvetta e basta. E poi vabbè, le cipolle fritte con le lunghe e le sponze. Poi queste sono le frittelle di quello che rimangono. Sì, mia madre le stende e poi le taglia così con la rotella della pasta. E ho preparato una ciotolina, così gliele portiamo pure alla nonnina dove andiamo a lavorare. Quindi ne ho già mangiato troppo di questo, vado matta. Poi la sera fa male, non voglio stare male. Ciao patata! Sono stata dai cinesi e ho preso questo qui, l'organizzatore per i trucchi. Ne ho già uno, però cioè non ci entrano. Poi con il calendario dell'avvento di Essence mi stanno uscendo parecchi trucchi e non ci entrano più. Quindi quell'altro l'avevo preso su... Dove l'avevo preso? Su Amazon. Però, cioè, fin quando vado a fare la ricarica, la Poste Pay, fin quando tutto l'ho trovato qua, ecco, sì, mi sembra che deve essere un po' più grande di quello che già ho. Quello che ho già al ripiano sopra per mettere le altre cose, mentre questo è senza niente. Però non importa, ce l'ho i portarossetti. Non me ne facevo niente, quindi sono soddisfatta. Ora vado a lavorare. E eccomi tornata al lavoro. E inizio ufficialmente il mio fine settimana lavorativo. Io il fine settimana lo definisco sabato e domenica, quindi per me è fine settimana. E passerò qui la vigilia dell'Immacolata. E niente, mi mette, ultimamente mi mette un sacco di tristezza. Infatti adesso ho un nudo qua alla gola, ma tanto mi passerà, tanto passa subito la serata, per fortuna, perché mi pesa lavorare il sabato, soprattutto il sabato, perché sarà che, ok, io non ho nessuno, non ho nessuna amica. La mia massima trasgressione è andare in chiesa, cioè il sabato, niente di più. Però vedi, anche andare in chiesa mi manca, onestamente mi manca andare in chiesa, però diciamo che sono costretta, non c'è di meglio in giro, quindi sono costretta. Vabbè, ma mi pesava anche quando... Quanto è stato? 2 anni fa, sì, 2 anni fa che facevo, da quando ho iniziato questo lavoro, che facevo la notte, lavoravo, cioè la notte, e lì lavoravo sempre, tutti i santi giorni, sempre lavoravo, e mi pesava anche lì lavorare il sabato e la domenica, e quindi è così. Non lo so cosa mi riserva il futuro. Io spero sempre in un futuro migliore. Non lo so. Per adesso è così la cosa. E alla fine è meglio questo lavoro che stare a casa a non fare niente. Tanto vi ho detto, passa subito la serata. Poi il tempo, cioè lo trovo il tempo così per passarlo. Alla fine è una nonnina tranquilla, non dà fastidio. Eppure la notte si passa così tranquillamente, per fortuna. Cioè io dormo e lei dorme e sto a posto. E quindi nulla. Il vlogmas di oggi finisce qui. E noi ci vediamo domani. Ciao ciao!